sono il segno distintivo dei bodybuilder di alto livello. Quello che distingue chi gioca con i pesi da chi si allena veramente. Il distretto muscolare più temuto, più difficile da allenare, che gode di una religiosità sua propria. Stiamo parlando delle gambe e in particolare dei quadricipiti. Per quanto molte persone riescano a svilupparli al meglio, altre hanno delle serie difficoltà e spesso, per quanto si impegnino, sembra non esserci modo di farle crescere. Con questo video non avrai più scuse. Anzitutto vedremo quella che è l'anatomia dei quadricipiti e la loro biomeccanica e capiremo perché alcune persone sono più predisposte rispetto ad altre ad averli sbombati, quindi importanti sul palco. Capiremo quindi quali sono i migliori esercizi per farli crescere e come inserirli nella tua programmazione. Infine, non da ultimo, col nostro posing coach Tommy andremo a vedere come esaltarle al meglio sul palco, quindi come mostrare delle gambe belle, piene e voluminose. Prima di iniziare, ragazzi, lo so che è fastidiosissimo, ma qua sotto c'è un pulsante iscriviti che pochi di voi premono, perché più dell'80% delle persone vede i nostri video ma non si iscrive al canale. Per voi è solo un click, a noi invece dà una mano molto concreta nel continuare a investire su questi contenuti, quindi se vi piacciono cliccate e noi partiamo. Partiamo con l'anatomia del quadricipite. Si tratta di un distretto muscolare che copre la parte anteriore, quindi frontale, della coscia all'altezza del femore e copre quasi interamente il femore. In realtà è deputato a riempire tutta la parte un po' più laterale, quindi esterna, della coscia. Difatti, da un punto di vista estetico, la parte un po' più centrale è coperta soprattutto dal complesso degli adduttori. Quindi il quadricipite è quel distretto che vuoi super sviluppato per avere la coscia bella sbombata di lato. È composta da 4 capi: il retto femorale, il vasto mediale, il vasto laterale e, più in profondità, il vasto intermedio. Ora, piccola curiosità, nel 2016 in realtà è stato scoperto un quinto capo del quadricipite che è stato ritrovato su una ricerca condotta su cadaveri e che è stato chiamato il tensore del vasto intermedio. Si tratta di un muscoletto che in realtà in molti competitor di bodybuilder si vede, che è il motivo per cui se invece di studiare anatomia su cadaveri di persone defunte, atrofiche, lo studiassero sui bodybuilder che arrivano tirati sul palco, probabilmente l'avrebbero scoperto prima. Si trova nella parte prossimale anteriore del femore tra il vasto laterale e il vasto intermedio, quindi tecnicamente dovremmo chiamarlo pentacipite invece che quadricipite, però un dettaglio. Ora, a livello di origine e inserzione, la cosa interessante da notare è che uno solo, il retto femorale, origina in realtà dalla struttura pelvica, in particolare dal margine superiore dell'acetabolo e sulla spina iliaca, quindi si inserisce a forbice in questo modo. E quindi è un muscolo biarticolare che è coinvolto in tutti i movimenti sia di flesso estensione dell'anca, perché è un flessore dell'anca, ma viene anche impattato ovviamente da un'antiversione o una retroversione del bacino. Quindi con una retroversione tende a allungarsi, con un'antiversione del bacino tende ad accorciarsi. E questo è il motivo per cui molte persone, per performare meglio sulla leg extension, vanno a muovere il bacino, perché impattano sul movimento del retto femorale. Su questo discorso della sua biarticolarità ci torneremo tra un attimo, perché vedremo un concetto di insufficienza attiva, ma ci arriveremo tra un attimo. Nel caso dei vasti abbiamo l'origine nella parte superiore anteriore del femore e l'inserzione a livello del ginocchio, quindi sono essenzialmente soltanto degli estensori del ginocchio, fanno solo questo. Ma c'è un altro protagonista della coscia che molti considerano il quinto capo del quadricipite prima che venisse scoperto il tensore del vasto intermedio, quindi tecnicamente sarebbe il sesto capo. Questo quadricipite inizia a diventare molto trafficato. È sto coso qua, guardate qua, piccoletto in alto. Cosa ci fai tu piccoletto là? All'altezza della base della patella e ha il nome di articularis genus. Ora, perché è importante questo articularis genus? Che cosa fa? È fondamentale. Senza questo articularis genus sarebbe un casino nel momento in cui stendi il ginocchio. Perché? Cerco di spiegartelo in questo modo. Ora, immagina che questo foglio di carta che ho messo qua, sembra una bacchia, un prosciutto che ho messo qua, siano i tessuti che avvolgono il ginocchio. Nel momento in cui il ginocchio è flesso, ovviamente questi tessuti sono belli tesi sopra. Ma cosa succede se estendo il ginocchio? Questo, vedi come vanno a crearsi tantissime pieghe qua all'interno, si creerebbero un sacco di pieghe, non so, sto sopra il microfono, ecco, lo faccio vedere qua, si creerebbero tantissime pieghe che vanno, no, a pinzicare, impinciare, un casino. Quindi l'articularis genus è proprio responsabile di questo, è il suo compito, l'unica cosa che deve fare, che è importantissima, è tirare i tessuti man mano
che qua sto distruggendo il pezzo di carta, però man mano che stendo il ginocchio va a tirare questi tessuti in modo che non vado a pinciare in niente, non distruggo niente, che se no a ogni estensione del ginocchio farei un casino. Ecco, questo è l'articularis genus, quindi uno di noi, compito proprio nessuno lo parla di questo articolo, è un compito fondamentale, quindi big up per l'articularis genus, facciamo un comitato articularis genus, è diventato il mio nuovo, il giorno dell'articularis genus, articularis genus day. Ora, perché alcune persone hanno i quadricipiti più grandi di altri? Perché alcune persone sono avvantaggiate? Abbiamo due motivi principali. Il primo, logicamente, è la massa. Alcune persone sono semplicemente più predisposte alla crescita, questo sia in maniera sistemica su tutti i distretti muscolari, i cosiddetti mesomorfi, sia anche magari su alcuni distretti muscolari, quindi una persona è molto portata per far crescere i quadricipiti, e altre persone invece sono un po' più sfigate, come ci sono persone di 2 metri che sono più portate a giocare a basket e persone di 1,60 m che magari sono ottimi come fantini. Ecco, anche nel bodybuilding c'è una componente genetica a livello di masse che è scritta nel nostro DNA. Ma c'è una seconda ragione che, al di là delle masse, riguarda l'inserzione a livello del ginocchio, ossia nello specifico parliamo soprattutto del vasto laterale. Ci sono determinate strutture della gamba che hanno un'inserzione, un tendine un po' più lungo, quindi sostanzialmente il tendine arriva più in alto sul ginocchio, che vuol dire che il muscolo deve percorrere meno spazio. Questo vuol dire che a parità di massa muscolare si sbomberà di più, tenderà a sbombarsi di più. Oltre al fatto che c'è proprio una caratteristica di alcuni distretti che tendono a sbombarsi più in basso, e questo in base all'architettura muscolare genetica, e alcuni che tendono a sbombarsi a metà, altri che si sbombano in alto e finiscono in maniera un po' più lineare. E poi alcuni hanno invece un tendine che è tendenzialmente più corto, e quindi il vasto laterale va a percorrere più spazio e a parità di massa sembrerà più piccolo. E questa è la differenza per cui su un palco di bodybuilding vediamo dei quadricipiti che non sono semplicemente più grandi o più piccoli, ma hanno anche delle forme molto differenti, così come in realtà tutti i distretti muscolari. Passiamo adesso alla seconda parte. Quali sono i migliori esercizi per allenare sti ben amati quadricipiti? La prima domanda è: possiamo allenare in maniera selettiva i singoli capi dei quadricipiti? Perché a questo punto uno dice: ok, ma se io lo voglio sbombato, allora mi conviene allenare in maniera selettiva il vasto laterale, quindi si sbomba di più. E sicuramente avrebbe senso. Peccato che all'atto pratico non possiamo, o quasi. Uno studio del 2022 ha analizzato come differenti esercizi di squat, quindi squat generico, classico, squat con parete e lo squat spagnolo, influenzano l'attivazione dei muscoli del quadricipite, in particolare il vasto laterale e il retto femorale. I risultati hanno mostrato che variazioni dell'angolazione del ginocchio durante l'esercizio possono influenzare l'attivazione specifica dei muscoli, e in particolare lo squat spagnolo, quindi questa variante qua che un po' ricorda una Romanian chair, porta più tensione in flessione dell'anca, e questo è normale perché avremo una componente vettoriale che ci porta ad estendere l'anca, ai flessori sono molto più attivi rispetto a uno squat normale. Un'altra review di diversi esercizi ha invece utilizzato le EMG per misurare l'attivazione muscolare e ha visto che possiamo manipolare l'attivazione del vasto mediale con esercizi specifici, in particolare la famosa rotazione del piede. Cioè, quello che la ricerca va a dire è che se ruoto il piede, per esempio durante una leg extension verso l'interno, avrò una maggiore attivazione del vasto laterale, e se lo ruoto verso l'esterno avrò una maggiore attivazione del vasto mediale. Questo succede perché il vasto laterale ha anche un leggerissimo intervento come extra rotatore del ginocchio, non dell'anca del ginocchio, mentre il vasto mediale ha un leggero intervento come intrarotatore del ginocchio. Ora, queste forze di intra-extra rotazione del ginocchio sono forze che riguardano pochissimi gradi di inclinazione, ma è logico che quando vado a muovere l'inclinazione del piede applico una forza che deve vedere una resistenza, quindi avrò una maggiore attivazione del vasto specifico. Quindi col piede verso l'interno ho una forza che mi spinge a intrarotare il ginocchio, perché il pad della leg extension sta qua, e quindi i muscoli che vanno a extra rotarlo, tra cui il vasto laterale, tenderanno a essere un po' più sollecitati. Si tratta però di rotazioni che sono veramente minime, ma soprattutto sono pericolose, perché questo apparato qua non è pensato per sostenere dei carichi importanti come quelli del bodybuilding. In poche parole, se ho un carico, una leg extension in cui carico tanto e ho il piede intrarotato, tendo a farmi male alla fine. Difatti sono delle rotazioni che sono più pensate come ammortizzatori nello sport, quindi sport dinamici dove muovo, faccio salti, devo ammortizzare, ecco, queste piccole rotazioni mi servono ad ammortizzare alcuni movimenti, per cui alla fine, per quanto io possa vedere una maggiore attivazione del vasto laterale, a livello di stimolazione ipertrofica è
inutile, anzi dannosa, perché non mi permette di performare al massimo l'estensione del ginocchio, che è il primo e più importante fattore stimolatorio del quadricipite, quindi dovrò caricare meno, sono più esposto ad infortuni. Infatti chiariamo che quello che l'EMG va a vedere non è quanto un distretto sia stimolato a livello ipertrofico, ma quanto si attiva rispetto agli altri, quindi grazie al cavolo che si attiva di più, ma questo non vuol dire che lo sto stimolando a dovere, per cui rotazione del ginocchio no grazie. Se vuoi avere il quadricipite più sbombato, quindi il vasto laterale più grosso, fa diventare più grosso in generale il quadricipite. Secondo punto, riguardo alla scelta degli esercizi, riguarda il concetto di attivazione del retto femorale e in particolare il concetto di insufficienza attiva. Cerchiamo di spiegare. Il principio di insufficienza attiva ci dice che quando un distretto muscolare multiarticolare ha un massimo accorciamento in entrambe le articolazioni, allora perderà capacità di generare tensione. E questo in realtà è un meccanismo salvifico per il nostro corpo, per evitare di enfatizzare dei tratti di ROM potenzialmente pericolosi. Ora, sappiamo che il retto femorale è un flessore dell'anca, quindi spinge l'anca in avanti, e anche un estensore del ginocchio. Quindi da là il discorso del dire, ok, quindi se io sto facendo un esercizio in cui sto ad anca flessa, il retto femorale non partecipa, che già di per sé è un errore, perché devo considerare anche l'articolazione del ginocchio, ma siamo arrivati a dire che, per esempio, la pressa, partendo dalla flessione dell'anca, non attiva il retto femorale, non allena il retto femorale, ma partecipano soltanto i vasti. No, che cosa si attiva in estensione del ginocchio? I vasti del quadricipite, non il retto femorale. E questo concetto è sbagliato, non si è capito quello che l'insufficienza attiva ci va a dire. Affinché ci sia un processo di insufficienza attiva, prima di tutto serve l'accorciamento massimo in entrambe le articolazioni. Quindi devo stare in massimo accorciamento della flessione dell'anca, quindi buttato in avanti, e massimo accorciamento del ginocchio, quindi ginocchio tutto su. Per cui idealmente dovrei fare una leg extension in cui mi butto molto in avanti e il ginocchio lo porto in alto. Nella pressa questo non succede. Perché? Perché quando sto in basso il ginocchio è flesso, quindi quadricipite, il retto femorale è allungato dall'altra parte, non avrò mai una situazione di insufficienza attiva. Potrei averla in alto, in massimo accorciamento, ma è anche un tratto dove in generale la tensione è molto bassa, perché sto in lockout, c'è tanta reazione vincolare, quindi sostanzialmente il quadricipite non è sollecitato. Quindi anche se ci fosse una flessione dell'anca fino al punto da andare in insufficienza attiva, poco mi interessa, è un tratto di ROM comunque che non è stimolante. Secondo punto importante è che la flessione dell'anca deve essere massima, non basta che sto seduto in questo punto, che è il motivo per cui anche con una leg extension classica il retto femorale comunque viene ingaggiato, non va in insufficienza attiva. Dovrei stare molto buttato in avanti, cioè la flessione dell'anca deve essere massima. L'unica cosa che abbiamo visto in uno studio, peraltro abbastanza recente, tra una leg extension normale e una leg extension ad anca flessa di 40 gradi, quindi leggermente più buttato all'interno, indietro, perché abbiamo una maggiore stimolazione del retto femorale nello specifico. Questo è dovuto al fatto che generalmente riesce a esercitare più forza per via della curva di forza di per sé, ossia il fatto che un distretto muscolare riesce a esprimere più forza quando sta nella metà del suo ROM di allungamento, quindi quando sto in massimo accorciamento esprime meno forza. Quindi c'è stato grande scalpore su questa seated leg extension, ma in realtà se andiamo a vedere questo studio degli anni 90 era un qualcosa che si era già ampiamente scoperta, peraltro con gradi di flessione esattamente di 40 gradi. Questo studio recente ha semplicemente ripreso questo lavoro e ha fatto un'ulteriore indagine. Quindi anche questa novità del seated back leg extension, wow, vedete come l'evidence base colpisce ancora la nuova generazione, sappiamo tutto. No, era un qualcosa che si faceva già molto tempo addietro. Ok, quindi quali esercizi scegliere per i quadricipiti? Abbiamo tre importanti principi che possiamo utilizzare. Il primo principio è quello di ricercare un picco di tensione su tutti i tratti ROM, quindi un esercizio che alleni il quadricipite in massimo accorciamento, un esercizio che lo alleni nel middle ROM, quindi a metà del suo ROM di lavoro, un esercizio che lo alleni in massimo allungamento. Sappiamo che per il principio di stretch mediated hypertrophy e per molte ricerche che sono state fatte il tratto di massimo allungamento sembra essere quello più stimolante, ma questo non vuol dire che dobbiamo allenarlo solo in massimo allungamento, ma dedicare una porzione dell'allenamento a questo tratto specifico. Questo è sufficiente, anche perché la ricerca in merito non è unanime e soprattutto non è schiacciante, non abbiamo una dimostrazione certa. Di certo in ricerca paradossalmente c'è ben poco e chi conosce il metodo scientifico sa esattamente il perché. Quindi esercizio che possa allenare il quadricipite al massimo accorciamento, una leg extension, che è l'unico esercizio che può farlo al meglio, esercizio che lo alleni nel middle ROM, una qualsiasi variante di pressa,
è un esercizio che lo alleni nel massimo allungamento, una variante di hack squat o CC squat o squat in generale, meglio ad anca bloccata. Perché meglio ad anca bloccata? Se segui questo canale dovresti già saperlo, quindi scrivilo qua sotto nei commenti. Abbiamo dedicato un video, non so se è già uscito, allo squat, alla biomeccanica dello squat, quindi di nuovo dovrebbero essere informazioni che conosci bene. Secondo punto, più vogliamo allenare il quad in maniera preponderante, quindi atleti che hanno magari il gluteo molto sviluppato, gli adduttori molto sviluppati, i femorali molto sviluppati, più dobbiamo ricercare degli esercizi che vadano a dare enfasi alla flesso estensione del ginocchio rispetto alla flesso estensione dell'anca. Quindi hack squat, pendolo, squat alla Smith, o ancora meglio front squat alla Smith. Nello squat usiamo la safety bar, utilizziamo una elevazione delle punte, ne abbiamo già parlato nel video dello squat, quindi di nuovo vaccio a dare un occhio. E infine, ultimo punto per la scelta degli esercizi, dobbiamo sempre considerare quella che è la nostra fatica articolare strutturale, che è il nostro grande limite. Questo vale anche per le serie, per le ripetizioni. Quando alleniamo le gambe ci abbiamo tanta tensione, i carichi sono normalmente molto alti e pesano inevitabilmente tanto su delle strutture, quindi questo vale soprattutto per gli avanzati. Iniziamo ad escludere tutti i rep range che ci portano troppo carico a livello del sistema nervoso centrale o a livello strutturale, quindi per esempio a un certo punto potremmo non poter più allenarci a carichi molto importanti, o meglio basse ripetizioni, quindi per esempio fare un 5 RM su uno squat eccetera, perché il carico di fatica potrebbe essere eccessivo e non ci permette di ottimizzare, non che non ci faccia crescere, ma non ci permette di ottimizzare. E allo stesso tempo dovremmo possibilmente escludere alcuni esercizi, quelli che ci danno più fastidio, che possono essere delle varianti di leg extension, possono essere delle varianti di squat, ognuno il suo in base al proprio problema. Poi, ultimo consiglio, inserire degli esercizi monolaterali, quindi affondi, varianti di affondi bulgari, più instabili possibili. Questo per allenare in generale il discorso della stabilità del bacino e del piede, che è qualcosa che posso andarmi a riportare poi su tutti gli altri esercizi, che è fondamentale. La mobilità e la stabilità sono delle skill che qualsiasi atleta dovrebbe avere ben solide, che non vuol dire che devi essere super bravo, forte, eccetera, ma devi riuscire ad avere una buona stabilità, una buona mobilità. Quindi un esercizio unilaterale sicuramente da inserire. Quindi se ho una sola rotazione di gambe, il mio consiglio è quello di scegliere una variante di leg extension, una di pressa, una di squat o hack squat, ancora meglio, e un esercizio unilaterale, per esempio degli affondi bulgari. Se invece abbiamo due rotazioni di gambe differenti, la prima rotazione farà una leg extension, un hack squat, una variante di hack squat, infine una variante di affondi magari camminati, nella seconda farei una pressa, una variante di affondi bulgari, e infine concluderei con una leg extension, magari seated back, per dare uno stimolo diverso. E adesso arriviamo all'ultima parte e vediamo Tommy che consigli ci può dare nel nostro videocorso di posing che uscirà a gennaio su come mostrare al meglio quadricipite. Vai Tommy! Partiamo dal basso, partiamo dai piedi. Cosa fanno i piedi? Il peso del corpo lo distribuiamo sull'esterno, sulla pianta del piede, quindi sui mignoli, facciamo grip per terra forte, e a questo punto dobbiamo far finta, immaginare di aprire il terreno, di creare una crepa il più grossa possibile, quindi forte attrito verso l'esterno. I piedi punteranno leggermente verso l'esterno, ovviamente non troppo distanti, altrimenti si va a creare quel buco, quello spazio in mezzo alle gambe. E uno dei criteri delle pose qual era? No spazi vuoti. Facciamo questo lavoro di apertura con i piedi del terreno in modo da ruotare esternamente la nostra anca, in modo da di nuovo mettere in risalto i quads, renderli protagonisti e renderli anche più tagliati. Facilita la loro contrazione, di conseguenza ci permette di risparmiare energie preziose per tutta la gara appunto. A questo punto si prosegue salendo e arriviamo all'anca, che va all'indietro, ci crea, oltre all'illusione di una vita più piccola, più sottile, ci mette in risalto il dettaglio del retto femorale. Quindi ottima cosa sia per l'illusione della vita più piccola che per più dettagli sulla gamba. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Qualsiasi domanda qua sotto in descrizione, saremo ben lieti di rispondere, e noi ci vediamo al prossimo video.